nostri ospiti del Movimento 5 Stelle e del Partito Democratico. Avete sentito, no, che cosa ha detto il professor Dalimonte e in effetti non sembra una scheda semplicissima, a meno che appunto non si segua una direzione, si vota il partito e via. Che cosa ne pensate? Mi Inizio parla, io dalla lei. onorevole Spadoni. Sì, innanzitutto grazie per l'invito, sono molto contenta di essere qua. Beh, indubbiamente anche noi ci associamo a quello che è stato detto dal dottor Dalimonte, cioè l'importante è mettere una X sul partito o il movimento, io ovviamente spero vivamente il movimento e quindi si taglia la testa al toro Nel per vostro caso è un po' intenderci più facile, forse. chiaramente. Eh sì, direi di sì, visto che appunto non c'è nessun tipo di alleanza. Ovviamente io consiglio, insomma, ai cittadini italiani di votare per quei gruppi politici che hanno zero condannati o comunque con una fedina penale pulita, come è per esempio il Movimento 5 Stelle. Chi, onorevole Spadoni, per esempio, tra quelli dei 5 Stelle, che secondo Di Maio, anche se eletti, non potranno rimanere dei 5 Stelle e potrebbero dunque, vuol dire, andare a ingrassare le file, evidentemente, di una nuova maggioranza. Beh, innanzitutto c'è da dire una cosa, è stato confermato che se queste persone vorranno in un qualche modo rinunciare alla proclamazione possono farlo senza problemi, quindi noi come gruppo politico ci auspichiamo che questo venga fatto. Noto con dispiacere che il collega Carbone parla appunto di fesseria per quanto riguarda persone che sono indagate o rinviate a giudizio e che si trovano nelle liste elettorali di tutti i gruppi politici, ripeto, tutti i gruppi politici, Compresi il Movimento 5 Stelle? no, Sì. noi abbiamo persone con la fedina Compresi il penale Movimento 5 Stelle? pulita, Avete degli indagati? quindi Avete degli indagati in mi lista? dispiace molto che venga detto che Sì, lì si può continuare, si ma tratta sapete, semplicemente di fesseria. avete degli indagati in lista? Noi Rinviate a ripetiamo, giudizio anche. quello che abbiamo sempre detto, nel momento in cui ci sarà la sera del 4 marzo, dei gruppi politici vorranno seguire il nostro programma, noi abbiamo come primo punto che porteremo avanti il dimezzamento del taglio dei parlamentari, del taglio dello stipendio dei parlamentari, e noi porteremo quello sul tavolo e vediamo chi ci sta. Questa è una delle prime cose che vorremmo fare. Ovviamente, ripeto, vediamo chi sarà presente e chi vorrà. Una cosa è certa, se il Movimento 5 Stelle non raggiungerà un certo tipo di maggioranza, sicuramente dal giorno dopo ci sarà il solito accordo centrodestra, centrosinistra, così come è successo esattamente nel 2013. E voi oggi avete incassato un buon punto con il caso Romeo che è stato archiviato. Soddisfatti? Assolutamente soddisfatti, questo ha provato che appunto c'è stata questa inchiesta e si è risolto in un nulla di fatto, quindi l'assoluta estraneità di Virginia Raggi ovviamente, su di questo siamo estremamente soddisfatti. Parliamo della nomina chiaramente di Salvatore Romeo a capo della segreteria politica, c'è stata quindi Certo. un'archiviazione, il sindaco di Roma dice abbiamo superato un anno di fango che è stato gettato contro di me e contro la mia amministrazione, insomma il caso è stato archiviato, è stata archiviata l'inchiesta del Movimento 5 Stelle, onorevole Spadoni. Volevo segnalare, magari lo conoscerà già, immagino, il caso di una onorevole, oggi lo ricordano alcuni quotidiani, di una, scusa, non di una, di una candidata, parliamo di Tiziana Santaniello, che pensa di curare il cancro con lo yoga. È candidata a Milano e così, è un caso imbarazzante, forse, questo per voi? Ma guardi, io personalmente le dico la verità, di questo caso non ne sono a conoscenza fino ad adesso. Una cosa è certa, io guardo gli atti che sono stati presentati in Parlamento dai miei colleghi della Commissione Salute e ovviamente guardo al programma del Movimento 5 Stelle. Quindi io vedo quello e porterò avanti quello una volta in Parlamento e ovviamente anche il nostro programma che dobbiamo portare avanti. Quindi tutto il resto, voglio dire, sono delle dichiarazioni che nulla hanno a che fare
pone il Movimento 5 Stelle. Soprattutto, devo dire, aggiungo che ci sono state anche molte dichiarazioni, ci sono state anche molte dichiarazioni, per esempio, sulla questione dei Novax. Io ribadisco la posizione del Movimento 5 Stelle. Noi siamo assolutamente per un'ampia... non stiamo parlando di Novax, parliamo di una seguace per cercare, di avere un'ampia vaccinazione, ma ovviamente siamo contro la coercizione, meditazione. Parliamo del Hatha Yoga che, secondo i suoi principi, tenta di curare il cancro o l'AIDS attraverso la meditazione. E c'è una vostra candidata che, in qualche modo... potrebbe mettermi in imbarazzo, però lei dice no, consideriamo solo quelli che sono le nostre mosse politiche. Vedremo se... Le nostre proposte anche, che sono state depositate ovviamente, chiaramente, e che abbiamo portato avanti. Chiaramente. Mi perdoni Carbone, devo interrompere l'onorevole Spadoni. Due priorità? Beh, sicuramente la prima, la sicurezza, è qualcosa che credo che sia un tema molto sentito. Noi abbiamo fatto una proposta che è quella proprio di aumentare l'organico per le forze dell'ordine per sbloccare il turnover. Questa è sicuramente la prima priorità. La seconda, lotta alla corruzione, anche questo è un cancro del paese che va estirpato.